Farà tappa a Prato la prossima settimana dal 14 al 16 settembre la campagna di promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, hashtag insieme per gli SDG, promossa fra gli altri dal Ministero degli Esteri e dalla FAO. Prato è una delle città italiane scelte per il progetto, insieme a Bari, Teramo, Roma e Cremona. Potrebbe dire cosa c'entra questa cosa con una città come Prato? C'entra tantissimo perché realizzare questi obiettivi, dalla fame zero, l'uguaglianza, delle donne, i diritti, l'educazione, cioè tutti questi diversi obiettivi si realizzano innanzitutto a livello locale. Il cuore della campagna sono le due installazioni itineranti che faranno tappa in piazza Santa Maria delle Carceri e rimarranno attive e accessibili con visite guidate da addetti e volontari di Save the Children. Crediamo che poi Prato, diciamo, proprio per la sua storia di circolarità, per la sua storia di sostenibilità, possa svolgere un ruolo importante in tutti i campi, ivi compreso quello appunto della sostenibilità alimentare, la sostenibilità del nostro sistema economico. Proprio per coinvolgere più giovani nel raggiungimento degli obiettivi che riguardano da vicino il loro futuro, testimonial d'eccezione della manifestazione è la ciclista Vittoria Guazzini, appena laureatasi campionessa europea di crono under 23. Guazzini ha realizzato un video in cui invita i giovani ad impegnarsi in prima persona per realizzare uno sviluppo più eco e sostenibile. Martedì 14 settembre alle 9:30 per la cerimonia d'apertura nel salone consiliare del comune è annunciata Marina Sereni, viceministro degli Esteri.